quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Tempo di Natale, tempo di dolcetti. Sto preparando questi buonissimi e coloratissimi alberelli di Natale per i compagnetti di Enzo. E così eccomi qui a mostrarvi come faccio. È facilissimo e vi farà fare un figurone. E allora prepariamo gli ingredienti e vediamo cosa occorre. Per preparare i nostri bellissimi alberelli di cioccolato ci serviranno soltanto tre ingredienti, diciamo così. Una confezione di Mikado o di salatini di questo tipo, gli stick. Io preferisco i Mikado, a dire il vero. Una tavoletta di cioccolato, io la preferisco fondente, e degli M&M's o degli Smarties. In più io abbellirò anche con fiocchi di neve di zucchero, ma devo dire che questi non sono proprio essenziali. Certo, li fanno venire molto più carini. Iniziamo subito. Come prima cosa mettiamo la cioccolata fondente, così è com'è, a fondere in acqua calda. Quindi fodero il piano da lavoro con della carta forno. Con ogni barretta di cioccolato da 100 grammi vengono 3-4 alberelli, a seconda di quanto abbondanti andiate in cioccolato, appunto. Prendo i Mikado e li metto così, accoppiati a due. Questo sarà il tronco del nostro alberello. Dopo aver fatto sciogliere la cioccolata a bagnomaria in acqua calda, asciugo la confezione e taglio un angolino. Voilà! E uso la confezione stessa a mo' di sac à poche. Quindi faccio colare la cioccolata e piano piano, facendo uno zig zag, creo il mio albero di Natale. E voilà! Da una parte la cioccolata, prendo nel mio caso gli M&M's e comincio a poggiarli con un andamento a zig zag. Centro, riempiendo qua e là il mio alberello. Quindi prendo i fiocchi di neve per le perline argentate che butterò così a mo' di nevicata dove reputerò che ce ne sia bisogno. E voilà, il primo dei nostri alberelli è pronto. Adesso faccio la stessa cosa con tutti i bastoncini di Mikado. Fatemi compagnia. Ed i nostri alberelli sono belli e pronti. Lasciamoli rapprendere, dopodiché quando la cioccolata si sarà solidificata potremo impacchettarli e regalarli ai nostri piccini. Splendidi come merende di Natale o come pensierini per i bimbi che passano dalle nostre case a Natale o addirittura per l'Epifania. Che ne pensate? Non sono troppo carini? Bene, adesso io vi lascio le foto e buon Natale a tutti! Qui i nostri alberelli, una volta diventati solidi, e confezionati uno per uno per essere regalati ai bimbi. Con l'etichetta, buon Natale e felice anno nuovo, un bel fiocchetto, eccolo qui, e tanto colore. Non sono troppo carini? E allora fateli anche voi e regalateli ai vostri bimbi del cuore. Buon Natale a tutti!